Ciao ragazzi, noi quattro siamo i Puzzillanimi, io sono Enrico. Ciao, sono Mirko. Ciao, sono Giovanni. Ciao, sono Fabio. E stiamo facendo un podcast fantastico ogni mercoledì, ormai sono quante puntate? 30 puntate. E ascoltateci ogni mercoledì, i Puzzillanimi, lo trovate ovunque. Detto questo, siamo stati da poco protagonisti nel quizzone e tre di noi hanno perso e hanno fatto una magrissima figura. Uno di noi, Fabio, è il grandissimo vincitore, quindi siamo stati costretti dall'equipe, da Sava e dal quizzone a fare una penitenza. Quindi purtroppo ci vedrete alle prese con una fantastica penitenza. Ricordiamo le punizioni, allora, parlare bene di un gioco odiato. Vai Enrico. Volevo parlarvi del mio autore preferito, che è Feld. Purtroppo è così prolifico, per fortuna è così prolifico. Ma ho trovato un gioco addirittura migliore dei suoi, nuovissimo, lo consiglio veramente a tutti. Abbiamo fatto il gioco bellissimo, è Ock, e ha un sacco di pregi, a partire dalla scatola di formato quadrato che sta bene con tutto. Ma poi la cosa migliore di Ock è il tabellone. Il tabellone è magico perché se lo tenete così chiuso è anch'esso quadrato, nella stessa dimensione della scatola. Ma, e qui viene il bello, se lo aprite è ancora quadrato e dall'altra parte è verde, signori, è verde. E guardate i fantastici rami. Io aspetta che zoom. Non posso dire che bene di questo gioco, compratelo tutti. E poi è l'unico tabellone in cui il retro è più bello del fronte, signori. Io ve lo consiglio. La prossima punizione è di Giovanni. Anche lui dovrà parlare benissimo di uno dei suoi giochi più preferiti, se si può dire. Allora ragazzi, oggi vi parlerò di un gioco stupendo. Si chiama Sight. Sight della Stone Meyer. Di Stone Meyer, è proprio suo il gioco. Ma perché parli di Sight con la scatola di Arnak? Il formato è uguale, a parte che Arnak è un gioco magico, perché io non sapevo, ho scoperto durante il quizzone, solo durante il quizzone, che c'è una cascata in questa copertina. Questo mi è costato... Aspetta, facciamo lo zoom perché non l'abbiamo vista neanche. Eccola la cascata, che Mirko dubitava ci fosse, ma c'è. Che non è la cascata dei tuoi... per via delle bussole. Però, appunto, tornando a Sight, che ha lo stesso formato di questa magnifica scatola, Sight è un gioco magnifico, direi... Ha finito tra i magnifici, non mi sì, ricordo. Sì, ecco, non so... L'avevo come... anche dimostrato a Modena Play. Perfetto, allora, la cosa più bella di Sight è il tabellone gigantesco, è un gioco monumentale in tutto. Poi è un 4x con questi stupendi robottoni che hanno dei companion fantastici, giusto Mirko? È così, perfetto. E la cosa più bella sono questi scontri continui all'interno della mappa, e sono tutti regolati poi da questa, dalla tua mini plancetta sulla quale vai a svolgere delle azioni molto American, quasi German, muovendo dei cubetti, ottimizzando la tua macchinina in un gioco che dovrebbe riecheggiare qualcosa come Caos del Vecchio Mondo, Lotig, e ci riesce quasi bene. È finito tra i miei preferiti per questo. Ragazzi, comprate tante copie di Sight e lasciateci tutto il resto a noi. Grazie! La prossima punizione è quella di Mirko, che in questo momento sta controllando quando gli arriva il prossimo Kickstarter. Mirko deve dichiarare qui, ora in diretta, quali sono tutti i suoi Kickstarter che sta nascondendo nel monolocale che ha affittato appositamente e che tra un po', visto che scade l'affitto, dovrà riversare in casa. Mirko molto pensieroso. Eh sì, purtroppo è il momento delle confessioni e partiamo subito dal più vecchio di tutti, il mio primo Kickstarter, che è Tricerio, che adesso si è arricchito anche delle espansioni. Poi abbiamo Sight, ovviamente, come omaggio a Giovanni, l'ho preso su consiglio suo. Abbiamo Founders of Gloomhaven, abbiamo Cerebria The Inside World, che ho già venduto. Poi c'è Pipeline, lo splendido Time of Legends Giovanna d'Arco, che è finito direttamente sul mercatino dopo sono una partita, Pipeline, uno dei giochi che ho preferito, City of Big Shoulders. Ciao, consegna per Mirko! Scusate, consegna, non ritirare, consegna per scusate. Mirko! Allora, Mirko, visto che Enrico e Giovanni sono stati più che doppiati, avevano una punizione extra, distruggere uno dei loro giochi preferiti. Sì, vediamo come andiamo sta, a vedere come sta andando. Allora, signori, l'ultima punizione bonus che ci ha inflitto Mirko a noi due, giusto. Due permenti, no, secondo me è giù, quel che è giusto è giusto. Allora è giusto. Quel che è giusto è giusto.
Allora, dobbiamo distruggere in diretta il nostro gioco preferito. Ora, dovevo dire, fino a ieri il nostro gioco preferito era il mio, almeno, era Caos nel Vecchio Mondo. Quello di Giovanni non lo so. Non lo sa. Invece oggi, non lo vuole dichiarare. Oggi che abbiamo proprio abbiamo giocato a Degemoni, posso dire che ha scalzato dal primo posto il Caos nel Vecchio Mondo. Anche e il quindi, mio Dungeon Bazar. E quindi dovrò distruggere la copia di Degemoni, che purtroppo tra l'altro è di Giovanni. Grazie. No, grazie. Quindi ragazzi, signori, sarete testimoni in diretta al 3 della distruzione del gioco, del nostro gioco preferito, anche se purtroppo è la copia di Giovanni. È sempre tua la copia, giusto? Quindi pronti? 3, 2, 1...